Cari amici neroverdi, benvenuti all'angolo di Pieraccioli. In questi giorni sto leggendo i giornali, come penso tutti voi, e diciamo, quello che tiene banco è questa storia di De Zerbi che deve andare alla Roma. Poi uno dice, beh vabbè, i giornalisti devono scrivere un articolo, quindi devono pur sempre scrivere qualcosa, e quindi uno non gli crede. Poi dopo invece leggo l'intervista di De Zerbi, e De Zerbi effettivamente sta pensando anche di andare alla Roma. Allora questa cosa qua è una cosa che non va bene. Non va bene per due motivi, perché lui ha non ha curriculum come allenatore. Ha allenato il Foggia in Serie C, Serie B, non lo so, non ha fatto niente di importante, ha fatto 6 partite in Serie A e poi è venuto ad allenare il Sassuolo dopo che ha fatto 5 partite in Serie A col Palermo. Quindi, cioè, voglio dire, lui che è stato preso dal Sassuolo, gli danno 1 milione all'anno, non è nessuno, senza curriculum, ci sta anche a pensare. Io questa cosa qua veramente è stata una cosa che mi ha un po' deluso da parte sua, perché serve più umiltà. Prendiamo l'esempio di Carnevali. Carnevali è stato chiamato dal Milan, il visitatore delegato è stato chiamato dal Milan, il Milan gli ha detto ti diamo il doppio dello stipendio, vieni a lavorare con noi, lui ha detto io sono legato a Squinzi e io sto qua. Chiuso il discorso col Milan, l'ha chiuso in 5 parole. Quello che doveva fare De Zerbi è la stessa cosa. Lui doveva dire, io sono appena arrivato a Sassuolo, mi sono trovato bene a Sassuolo, la società mi sta seguendo, io sto a Sassuolo, gli altri non mi interessano. Lui doveva stroncarla subito questa cosa qua. E io volevo fare anche una valutazione di un altro tipo, sempre riguardo al discorso De Zerbi. Noi siamo il Sassuolo. Sassuolo è il numero uno nella produzione di piastrelle al mondo. Siamo i numeri uno come produzione, macchinari, tecnologia per produrre le piastrelle. Il nostro presidente e proprietario è il numero uno al mondo delle colle per attaccare le piastrelle. Quindi noi non siamo l'ultima ruota del carro. Lui dovrebbe, De Zerbi, baciarsi i gomiti per essere stato chiamato a Sassuolo ad allenare una squadra e una società importante come Sassuolo. È chiaro che la mancanza di tifosi allo stadio è una cosa che magari per certe persone può essere deprimente, probabilmente anche per lui che ha bisogno di palcoscenici più importanti. Però, mio modesto parere, un allenatore che viene da niente e gli viene dato la possibilità di allenare una squadra come il Sassuolo deve essere umile ed essere molto contento, soprattutto dopo un anno come abbiamo fatto, che lui ha fatto un sacco di esperimenti, un sacco di cose strane. Questo è l'anno della verifica di tutto. Cioè, voglio dire, ma perché devi cominciare a dire ma no, non vado via perché io sto bene a Sassuolo, però sai, se la Roma mi chiama, ma che ragionamenti sono questi qua? Questi sono ragionamenti che non vanno bene, perché te devi credere in quello che fai. Se tu stai un altro anno a Sassuolo, poi non chiuderti le porte per andare a Roma. Io non sto dicendo di stroncare la Roma, però tu devi dire io per quest'anno sto a Sassuolo, punto. Perché mi sono trovato bene, perché è una squadra che mi sta seguendo, i giocatori mi stanno seguendo, abbiamo una proprietà forte, i numeri uno al mondo su tutto e quindi abbiamo un futuro roseo davanti. Voglio fare un altro anno a Sassuolo come minimo. Come minimo per vedere quello che succede, non dire ma adesso sai, se la Roma viene avanti qualcosa di serio dalla Roma ne vado a parlare con la società. Ma che ragionamento è? È un ragionamento di uno che non gliene frega un cazzo del Sassuolo, e quello è il problema, punto. De Zerbi probabilmente ha scambiato il Sassuolo Calcio per il Circo Barnum, ma questo non è vero, perché noi qui siamo seri, come ho detto prima, siamo primi in tantissime cose, abbiamo una società, una proprietà sanissima,
e che è anche sportiva, che gli piace il calcio e tutto, lui deve avere molto più rispetto. Non può lasciare questi dubbi, ma non va bene, non va bene. Uno come lui, che ha nessun passato, passato zero, deve essere molto più umile. Quello che dà un po' fastidio è la sua arroganza. Questa sua arroganza di sapere io sono un genio, so tutto io, posso anche andare via domani, che tanto faccio come mi pare. Questa cosa qua non va bene, secondo me. Comunque, staremo a vedere le evoluzioni, anche se penso che al 99% rimarrà. Però le affermazioni che ha fatto mi sono sembrate come quelle di una persona che è indecisa, che non è motivato. Anche i giocatori, che dopo tutto quello che è passato quest'anno, hanno avuto fiducia in lui, si sono fatti il culo per lui, sentire questa cosa, io mi chiedo, il prossimo anno se rimarranno tutti questi giocatori che hanno fatto parte di Sassuolo quest'anno, ma con che motivazioni avranno? Che motivazioni lui riuscirà a dire dopo che dice, ma sai, se trovo una cosa più bella vado via, lui se ne sbatti i coglioni, non gliene frega niente. Invece non è giusto fare così, lui doveva dire, come ha detto Carnevali, io sto a Sassuolo, punto. E questa cosa qui doveva dirla anche lui, anche De Zerbi, io sto a Sassuolo. Invece lui ha rilasciato, ma vediamo, facciamo, comunque vabbè. Continuiamo a seguire la stampa, continuate soprattutto a seguire l'angolo di Pieraccioli, che vi tiene informato e vi dà delle opinioni veramente anche profonde. L'importante è clic clic clic, iscrivetevi al canale, numerosi, che dobbiamo creare delle opinioni. Ciao a tutti, grazie, arrivederci.